La sfida maggiore è stata entrare dentro gli occhi di questo attore, del personaggio, perché quando si fa doppiaggio, quando doppiamo, non si doppia l'attore ma si doppia il personaggio. E entrare dentro agli occhi e al cuore di Deadpool è una cosa molto complicata ma molto bella e molto profonda, perché è comunque un supereroe dell'amore alla fine, e quindi questo mi piace molto e mi ci ritrovo molto. Ho perso il calcolo dopo la terza scena, però me lo sono chiesto, ma va talmente veloce il film che alla fine arriva prima la risata che di una parolaccia piuttosto che un doppio senso, quindi ecco, spero che il ritmo di questo film in americano sia riportato anche in italiano. Spero che abbiamo fatto un ottimo lavoro, spero, e che lo dovete vedere due volte in italiano, una volta in inglese, due volte in italiano per vedere quanta roba c'è e una volta in inglese per quanto sono stati bravi loro. Abbiamo cercato di rimanere quasi parola per parola in quello che loro hanno detto, perché ci sono delle cose che non puoi toccare, ci sono delle cose che devi dare, come dire, l'importanza che loro hanno dato alle parole, tu devi darle, devi riportarglielo nella verosimiglianza, nella verità, però gliela devi riportare proprio per non tradire il loro lavoro. La scena più divertente. Non te lo posso dire. È un continuo di scene divertenti, ecco perché spesso ripeto di riandarlo a rivedere, tanto a me non me ne viene niente, però devi andarlo a rivedere perché ci sono talmente tante battute, talmente tanti momenti che ti devi andare, dovresti ritornare indietro, e quindi compri un biglietto e poi ne compri un altro. Ma la libertà è sempre relativa, perché comunque tu devi rimanere dentro al loro mondo, ah, c'è uno che mi guarda, c'è un Deadpool che mi guarda, e dentro al loro mondo, dentro al loro range, quindi ti puoi muovere poco, devi dare il meglio lì dentro, dentro al loro mondo lì. Una definizione per questo film? Orgasmico. Ciao dal Gesù della Marvel.